Siamo Luigi Peruschi. Buonasera a tutti e benvenuti in questa sera. Ringrazio il professor Arici che ci ha fatto l'onore di essere con noi. E innanzitutto vorrei ringraziare il professor Minnetti, il professor Silvio Minnetti e il professor Franco Biancofiore. Mi hanno chiesto espressamente di non citarli e non hanno neanche voluto che mettessi nelle locandine i luoghi dell'associazione, ma devo dire che l'iniziativa è partita da loro. Veramente grazie, grazie per questa iniziativa e grazie per il contributo che danno a Tolentino. Allora, questa sera presentiamo il professor Arici, presenterà il suo libro. Vi dico subito che il professor Arici è docente di filosofia morale all'Università di Macerata e titolare di etica e antropologia e bioetica. Lui stesso filosofo e grande studioso di Agostino di Ippona. Poi, vabbè, ci sono tanti altri titoli, ma preferirei, ascoltiamo direttamente lui. Presento poi il professor Stefano Della Ceca, che è stato allievo del professor Arici e attualmente è docente e insegna religione presso il liceo scientifico di Macerata. Innanzitutto, prima di iniziare, solo vorrei dare un attimo la parola al vice sindaco di Tolentino, Emanuele Della Ceca, che porterà il saluto della città. Anche senza microfono. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Il tema è funzionato. È acceso. Credo che mi sentiate tutti? Anche senza. Il tema diciamo, è attualissimo, quindi ringrazio davvero il professore che questa sera insomma, sicuramente ci illustrerà l'argomento in maniera come al solito mirabile. E, beh, io chiaramente sono emozionato e credo che gusterò la serata anche in maniera diretta perché allora, i cattolici e il paese. Io chiaramente vengo dalla Democrazia Cristiana, eletto sotto il simbolo della Democrazia Cristiana, quindi credo che io sia direttamente interessato dall'argomento. È inutile che, chiaramente ribadisco che l'impegno di noi cattolici, perché a questo punto chiaramente mi sento coinvolto, diventa quasi fondamentale in un periodo che, come dicevo prima con alcuni qui, sta diventando drammatico. Purtroppo non nascondo che la situazione sta veramente precipitando e oggi più che mai viene richiesto un impegno davvero pressante per quanto riguarda noi politici. Questo purtroppo sta cambiando un po' anche le regole del gioco, cioè la politica non è più come l'era concepita prima. Purtroppo stanno davvero mutando le condizioni e impongono chiaramente agli amministratori nuove decisioni e nuove regole. I cattolici sono, secondo me, tenuti a rivestire un ruolo fondamentale in questa partecipazione e quindi ci viene richiesto un impegno maggiore e una consapevolezza della realtà. Spero che da questa serata insomma emerga ancora in maniera più profonda tutto il nostro valore, i nostri principi che devono chiaramente guidarci in tutte le nostre azioni e possono chiaramente cambiare anche le sorti del nostro paese e delle nostre azioni. Grazie ancora al professore, lo volevo ringraziare e spero che da qui nasca insomma una consapevolezza nuova anche per noi per andare avanti. Ringrazio chiaramente Laura, la nostra direttrice della biblioteca, che come al solito promuove tutte le nostre serate culturali e ringrazio anche tutti voi che questa sera insomma assistite. Grazie. Prima di passare la parola a Stefano Della Ceca vorrei solo dire che vabbè, io ho ringraziato il professor Minnetti e il professor Biancofiore. Io non sono un professore. Maestro. Comunque volevo dire che hanno organizzato diverse associazioni, le ACLI, il Circolo Vittorio Bachelet da
l'associazione Agora Marche, l'Azione Cattolica Italiana e il Circolo Culturale Cesare Martino. Passo la parola al professor Stefano Della Cerca. Buonasera a tutti, con piacere do anche io il benvenuto a questo spazio di discussione, un'occasione di libero scambio di idee. Questo infatti è ciò che ha mosso gli organizzatori della serata, che non sono voluti comparire sul manifesto con i loghi del dipartito, dell'associazione, ma che chiaramente Laura ha fatto sì che tutto fosse ormai invece sperato, ma questo per un motivo che però ecco, era squisitamente politico, cioè organizzare una serata dove ci fosse una presenza, una discussione politica nella sua accezione più alta, cioè di responsabilità dei cittadini per la cosa pubblica. Quindi l'utilità, speriamo che ci sarà questa sera l'utilità dell'appuntamento, sarà proprio nel momento dell'ascolto, della riflessione, del confronto, senza fine, mediazioni o secondi fini. Come nota tecnica, volevo anche avvisarvi che tutta la serata sarà registrata e passerà poi nei canali YouTube attraverso l'associazione CGS per essere un po' a servizio di chiunque, anche di chi non è potuto essere presente. Come nel film del postino di Neruda, anche per noi la poesia non è di chi la scrive ma di chi serve. Al termine della presentazione del professor Alici saranno possibili e anche auspicabili riflessioni e domande. Il mio ruolo però di moderatore mi obbligherà ad essere molto severo nel chiedervi interventi sintetici massimo di un minuto. Questo per tutti, sia per il primo che per l'ultimo cittadino, per il laureato o per il contadino e l'operaio. L'ultima cosa, volete trovare un'icona della serata, in seguito anche alla lettura del libro del professor Alici e anche a motivo del mio lavoro presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Macerata, pongo la vostra attenzione a questo oggetto. Questo è il cannocchiale di Galileo Galilei, chiaramente è una fedele di produzione in scala reale realizzata da Cleto Rimatori, anche un nostro concittadino, il Tolentino, e dal professor Angelo Angeletti, entrambi sono astronomi. Questo cannocchiale è stato una provocazione per la Chiesa, ma lo è anche stasera per la politica. Cesare Cremonini, filosofo aristotelico contemporaneo di Galilei, in una lettera del 29 luglio del 1611 indirizzata a Galilei stessi, scrive: «Quel mirare per quegli occhiali mi imbalordisco la testa. Basta, non ne voglio sapere altro». E troverete questa citazione a pagina 93, anche del libro del professor Alici. È un rifiuto pregiudiziale a confrontarsi con ciò che non si conosce ancora, con la novità, con le moderne sfide. Paura che a volte si combina anche con la presunzione e l'orgoglio delle proprie idee contro quelle giudicate chiaramente sbagliate dell'altro. La proposta quindi stasera è di spostare, proviamo a cambiare magari ogni tanto la visuale, il punto di vista, l'orizzonte, la profondità dello sguardo e senza pregiudizi proviamo anche a puntarlo verso l'alto, verso il cielo stellato, addirittura verso il sole, a costo anche di compromettere la nostra salute. Come accade infatti a Galilei, che perse la vista verso la fine della sua vita per aver osato tanto. Una nuova sintesi politica, nuove idee costano lavoro e fatica. Non ci sono scorciatoie. Aggiungo poi un altro elemento per la riflessione, sempre a partire da questo cannocchiale. Come per il nostro Galilei la scienza indicava come andava il cielo, mentre la Bibbia come si andava in cielo, così anche oggi la scienza e ancora più la tecnologia, la finanza, possono darci ciò che desideriamo, ma non possono dirci cosa dobbiamo e possiamo desiderare. Ecco quindi alcuni spunti per predisporci al tema della serata. Riflessioni sorte dal lavoro di gruppo con gli organizzatori e dalla lettura del recente libro I cattolici e il paese, scritto dal professor Alici, al quale cedo ora la parola. Grazie, io vi ringrazio molto per questo invito, per le parole che purtroppo credo creino troppe attese nei confronti delle poche cose che riuscirò a dire, anche se
tasso di confusione babelica della nostra situazione politica è così alto che anche se mi impegnassi riuscirei difficilmente ad aumentarlo, quindi questo in un certo senso può essere un elemento di consolazione. Sono contento di trovarmi qui, insomma, in una sala popolata da tanti volti amici. Proverò a cercare di condividere il percorso che mi ha portato a scrivere questo piccolo libro, alcune delle motivazioni e qualche indicazione che è contenuta soprattutto nell'ultima parte. Il libro, come stavo dicendo a qualcuno, nasce da un'esperienza di scrittura in rete che negli ultimi mesi ho cercato di concentrare su questi temi attraverso un blog, perché il desiderio di mantenere i contatti con tante realtà personali, associative che avevo avuto e ho ancora la possibilità di incontrare in seguito al servizio che ho svolto come Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica in 3 anni, e avvertivamo un po' tutti l'esigenza di continuare un certo legame. Gli studiosi della realtà virtuale dicono giustamente che la realtà virtuale funziona se prima e dopo c'è una dimensione di contatti reali. Lo schema fisiologico sarebbe reale, virtuale, reale. Se invece lo schema viene capovolto e il reale, il punto di arrivo è il punto di partenza e la dimensione, il virtuale, il punto di arrivo, il punto di partenza e la dimensione reale sono una parentesi, allora la cosa funziona un po' di meno. E attraverso questo blog è maturata un po' l'esigenza di verificare insieme, per questo lo sento anche non solo come un'opera solo mia, ma che nasce dall'incontro con tante realtà, con tante scuole di politica che in questo momento stanno nascendo, soprattutto al sud, soprattutto nel centro-sud, ed è un fenomeno interessante che comincia a interessare anche chi studia queste dinamiche, perché ci stiamo cominciando a chiedere in maniera sempre meno spensierata che ora è. E oggi sappiamo l'orologio di questa giornata è un orologio che schiaccia il nostro cuore con i 3 suicidi di Civitanova Marche e un altro nell'Ascolano che fa meno notizia perché è stato un po' oscurato dai precedenti, e sarebbe veramente un gesto di responsabilità non misurarci e non fare propria questa vicenda veramente tragica che ci strazia, non solo per dire che siamo vicini alle famiglie e vorremmo in qualche misura dire ad alta voce a chiunque si trovi in difficoltà di farsi riconoscere, perché anche se il sistema non sembra fatto per incentivare delle esperienze di solidarietà, noi non vorremmo che la mano tesa, che pure viene da molte realtà, venga sottovalutata o non venga raccolta. La questione che ha animato questo dibattito in rete che si è tradotta in questo libro è una questione che viene da lontano, e quando ci chiediamo che ora è, non dovremmo commettere quell'atto di imperdonabile leggerezza o miopia storica di immaginare che i problemi, certamente non piccoli, che pesano sul nostro paese, per la verità in una certa misura non solo sul nostro paese, siano problemi emersi, esplosi all'improvviso. Sono problemi che vengono da lontano e
uno dei fattori che oggi ci rende anche così spaesati e angosciati dinanzi a tali problemi è la perdita di senso storico, la perdita di prospettiva storica, che in una certa misura è forse il deficit più grave che mi sento di dover riconoscere nella formazione delle giovani generazioni, e che forse ci consente di dare anche un giudizio molto severo sulla inadeguatezza del sistema educativo, del sistema scolastico, che ha bisogno veramente di una rigenerazione radicale e di essere non solo appaltato ad alcune categorie di persone quali possono essere gli insegnanti, ma torni ad essere sentito come un patrimonio di tutto il paese al quale responsabilmente dovremmo essere tutti, ognuno nella sua parte, molto più attenti. Il problema viene da lontano, perché da sempre in ogni comunità umana ci si è interrogati intorno a quella rete enigmatica e fragile di relazioni invisibili che costituiscono quel tessuto senza il quale un individuo, grazie al quale un individuo diventa cittadino. C'è un'immagine molto bella del buon vecchio Aristotele che in un'opera di etica si interroga intorno alla differenza tra una polis e una mandria di animali al pascolo. E la differenza, secondo Aristotele, è certamente istruttivo per noi oggi ricordarla. In un gruppo di animali al pascolo, l'unico elemento che è un fattore di aggregazione tra i singoli individui del gregge è rappresentato dal pascolo. Gli animali stanno insieme attraverso il pascolo, e il pascolo è il principio di competizione che in un certo senso catalizza la voracità della mandria. Nella polis è esattamente il contrario, dice Aristotele, perché un insieme di individui sono legati da un vincolo di reciprocità grazie al quale maturano delle istituzioni che vengono deputate a promuovere e a proteggere il bene comune. Il pascolo precede la mandria, i cittadini precedono le loro istituzioni, e in una certa misura le associazioni che avete ricordato danno il senso della rete di relazioni invisibili che trasformano tutti noi che siamo in questo posto da atomi più o meno interessati ad ascoltare qualcosa a persone che si sentono vincolate da una comune responsabilità per il nostro paese. Il problema viene da lontano, non solo in questo senso elementare. La politica è quella cosa attraverso la quale gli individui diventano cittadini, e diventando cittadini si distinguono da un branco. Ma il problema viene da lontano, soprattutto quando in questa riflessione sullo stare insieme si innesta una forma di legame ulteriore, molto più enigmatico, perché non è prodotto nella polis, ma viene ancor più da lontano, che è il legame attraverso il quale nella rivelazione cristiana, in virtù di una singolarissima e inaudita alleanza tra il creatore e la creatura, il riflesso di questa alleanza induce un legame di reciprocità tra tutte le creature umane che si riconoscono come fratelli dentro una comune famiglia umana.
il lessico della comune famiglia umana ricorre continuamente nei documenti conciliari e francamente ce lo siamo un po' scordato. È quel lessico che sembra mancare nei rapporti tra la Corea del Nord e il resto del mondo. E a volte noi che portiamo nel cuore i suicidi del civitanovese non dovremmo dimenticare di alzare lo sguardo, perché l'ora intorno alla quale ci stiamo interrogando è un'ora che insomma interpella la nostra responsabilità a livello più alto e ci chiede se veramente oggi siamo ancora disposti a dirci membri di un'unica famiglia umana. Qui andiamo molto oltre Aristotele, perché tra una polis e l'altra saltano le differenze di civiltà giuridica, di lingua, di storia, e ci si ritrova uniti nei fondamentali. Quando la tradizione cristiana, soprattutto dopo l'editto di Costantino, che è stato ricordato di cui è stato recentemente ricordato l'anniversario, si è trovata improvvisamente dinanzi allo sfacello dell'impero romano, circolò, oggi si direbbe in rete, tra gli intellettuali pagani una domanda che continua oggi ad avere un'attualità quasi identica. Perché l'impero crolla? L'impero crolla perché è snervato da un manipolo di persone prive di cultura che professano valori impolitici, assolutamente impolitici, come l'attenzione agli ultimi, l'uguaglianza fra tutte gli individui umani a prescindere dalla loro classe sociale, l'attenzione alle donne, alle vedove, ai bambini, il perdono, il primato dell'amore sulla giustizia. Si può tenere insieme uno Stato, un diritto, un esercito nel segno dell'amore? Si può, Maritaine l'avrebbe detta così, si può politicizzare l'amore? I valori del Vangelo sono traducibili politicamente oppure no? Il problema ritorna ciclicamente. Dopo la tragedia dell'11 settembre abbiamo risentito le stesse identiche parole che gli intellettuali pagani facevano risuonare nel Senato di Roma dopo appunto il sacco del 24 agosto del 410. Le stesse identiche parole: abbiamo i barbari in casa, non è tempo di amore. E certamente interrogarsi intorno al rapporto sui cattolici e il paese, sto partendo un po' da lontano, ma forse bisogna partire da qui, significa fare i conti con questa domanda: in quale percentuale il Vangelo è traducibile in un contributo alla convivenza che possa essere istituzionalizzato in una polis? E qualche mese fa, in una iniziativa diocesana della diocesi di Padova, sono stato invitato, diciamo, a una discussione abbastanza vivace con Ernesto Galli della Loggia, e su questo punto la diversità di vedute tra il mio pensiero e il suo riguardava proprio questo aspetto. Secondo Galli della Loggia, la politica è una gestione, io aggiungerei machiavellica, del potere. Il cristianesimo è un messaggio di amore che deve restare confinato in una nicchia indolore.
lontana dalle istituzioni, perché nel momento in cui si avvicina troppo alle istituzioni o abbandona la logica evangelica e si fa carico duramente di far quadrare i conti, oppure fa saltare la politica e risolve la politica in una, come ha detto recentemente Papa Francesco, in una ONG pietosa. Molto volontariato, nessun senso di responsabilità istituzionale. I problemi, in un certo senso, sono questi, quelli che vengono da lontano. Andando invece ad una riflessione più prossima, meno distanziata in termini così ampi, si potrebbe dire così. Io ero, forse insieme ad alcuni dei presenti, non so se c'era Don Luigi, a Palermo nel novembre del 1995, quando Giovanni Paolo II tenne un discorso al convegno ecclesiale che fu subito immediatamente interpretato dall'assemblea, che liberò un applauso fragorosamente che aveva appunto un sapore liberatorio, quando quel discorso fu interpretato per quello che era, cioè la presa d'atto da parte della Chiesa della fine di un sistema politico nel quale la Democrazia Cristiana storicamente aveva assunto una funzione che sembrava allora e anche oggi finita. Quell'applauso in un certo senso segnò, quasi con un senso di sollievo, un affrancamento dei cattolici italiani dal passato. Alcuni di noi, e io tra questi, ci chiedemmo, vorrà dire anche un affrancamento dal futuro? E in un certo senso le cose sono andate proprio così. Io non so dire se è il sistema politico bipolare in quanto tale o il modo apocalittico e armato in cui in Italia è stato interpretato. Sarei portato a optare personalmente per la seconda ipotesi, ma di fatto per il modo in cui il bipolarismo è stato vissuto ed è stato interpretato si è determinata una reazione di progressiva disaffezione da parte di quelle realtà del laicato cattolico più intelligenti e meno disponibili ad entrare nel tritacarne di quel bipolarismo secondo il quale chi stava di qua rappresentava il bene assoluto e chi stava di là rappresentava il male assoluto e viceversa, che ha lasciato intendere implicitamente che non esistesse un pavimento etico comune al quale chi stava di qua e chi stava di là doveva sentirsi reciprocamente vincolato. Il modo in cui questo bipolarismo è stato interpretato ha indotto quasi retrospettivamente una forma di bipolarismo ecclesiale che ha spaventato molti cattolici e che ha accentuato una serie di passi indietro i cui effetti oggi stiamo scontando in maniera piuttosto vistosa.